Morra, quanto le è costato dire di no? Mi è costato, ma secondo ho ritenuto che fosse giusto farlo. Volevo chiederle se farete un gruppo adesso oppure aspettate che i probiviri agiscano. No, guardi, faranno quello che vogliono. Io ritengo di aver fatto qualcosa che certamente non mi mette a mio agio, però ci sono delle situazioni in cui bisogna anche rimanere soli. Quindi è pronto anche all'espulsione eventualmente? Se lo sarebbe mai aspettato quando è entrato a far parte del movimento? Certo. Sapeva che poteva accadere? Certo. È commosso però. Adesso vedremo. Bisogna sempre avere il desiderio di fare la cosa più giusta che possa far pietare cuore e cervello per il paese, per i valori in cui si crede e nel rispetto di tutti quelli che hanno votato in maniera difforme dal sottoscritto, perché le basi della democrazia sono date dal rispetto reciproco. Che volete? Prima ero al telefono con mia moglie. Sono momenti in cui bisogna anche condividere certe tensioni, ma è giusto che sia così. Poi magari ci saranno tanti che mi ringraziano, tanti altri che mi maledicono, però ci sta anche questo, non è un problema. L'importante, torno a ripetere, far bene. Il mio augurio è che il governo faccia nel miglior modo possibile. Dormirà sereno, in piena coscienza, ha fatto bene, no? Guardi, dormirà. A parte il fatto che vorrei dormire perché è parecchio che non dormo, però le posso garantire che sì, cercherò magari di accompagnare l'addormentarmi con qualche pagina di libro. Sa, un'altra delle considerazioni che devo farle è che oggi il Presidente del Consiglio non ha mai fatto riferimento alla lotta alla mafia, ha detto che al Sud bisogna ricostituire condizioni di legalità e sicurezza, ma non credo che la mafia sia soltanto al Sud. Oppure vogliamo pensare che sia soltanto in qualche zona interna della Sicilia, della Calabria e della Campania. Quindi l'importante è continuare a confrontarsi e soprattutto lavorare per i cittadini, per il paese e soprattutto, mi lasci dire, per chi è fragile e chi è debole, perché noi, bene o male, anche ora dimostriamo di essere tutti in salute, solidi e robusti. Ci sono tanti che sono disperati. Allora buonanotte. Buonanotte. Grazie.